Mi ero seduto qua al mio solito posto per parlarvi, per darvi delle indiscrezioni, delle clamorose indiscrezioni circa il passaggio di Mourinho al Tottenham, trovando anche dei punti di contatto con la vicenda Ibra che riguarda il Milan. E già allora parto da quello, ma voglio arrivare alla grande novità del pomeriggio che deve essere ancora verificata, ma essendo autorevole la fonte, ovviamente diamo ampio credito, ma vi terremo al corrente. Allora, per quello che riguarda il passaggio di Mourinho al Tottenham, sembra che in questa occasione non sia stato protagonista, come si può immaginare, Mendes, Jorge Mendes, che ovviamente insieme a Ronaldo fra i suoi, diciamo, più importanti figure del calcio, c'è ovviamente sempre anche José Mourinho. No. Lì è stata una cosa che è andata anche oltre Jorge Mendes. È stato Pini Zahavi, e dopo vi spiegherò chi è, che ha parlato direttamente con la proprietà, il signor Lewis, perché noi vediamo sempre Daniel Levy inquadrato nelle partite del Tottenham, ma è il mister Lewis che vive al largo delle Bahamas, comunque nei Caraibi, sulla sua nave, ed è lui il grande proprietario del Tottenham, ed è lui che ha parlato direttamente con Pini Zahavi e sono stati loro direttamente di sono state le la proprietà e il procuratore, l'agente più importante del mondo, Pini Zahavi, a chiudere la trattativa. Chi è Pini Zahavi? Pini Zahavi è un ex militare dell'esercito israeliano. Si chiama Pinhas, ma viene chiamato Pini, ed è stato anche giornalista. Da qualche anno è uno dei procuratori più importanti. Sembra che lui abbia preso una commissione, sembra così c'è scritto, così, nelle cronache, di 35 milioni di euro per il passaggio di Neymar al Paris Saint-Germain. E proprio qualche giorno fa, qualche settimana fa, France Football parlava di essere il grande plenipotenziario del Paris Saint-Germain, perché qui si parla degli sceicchi, ma chi fa tutto è Pini Zahavi. Quindi uno dei, ripeto, uno forse il più importante agente del calcio mondiale. Ed è stato lui che direttamente ha curato questa trattativa che ha portato Mourinho al Tottenham. Ecco, avevo già intenzione di dire nel mio video, attenzione, perché ci sono così trovo delle analogie, perché il Tottenham in un momento difficile di campionato, io per Tele Lombardia commento tutti i lunedì, è un Tottenham molto pallido, molto piatto, con Kane in condizioni veramente di forma, ma di spirito soprattutto in campionato, perché poi in nazionale è diverso, ma è un Kane molto molto deludente in questa stagione, non è il Kane devastante delle scorse stagioni. La proprietà ha voluto dare una scossa e per dare una scossa non ha preso un allenatore normale. Le scosse si danno con i grandi elettricisti, e chi può dare la tensione giusta se non Mourinho a un ambiente piatto, quasi senza stimoli dopo il bel risultato dell'anno scorso. Ma ecco la novità. Sport Mediaset, il collega Claudio Raimondi, ha fatto trapelare che ci sarebbe stato un incontro tra Mino Raiola e Boban oggi a casa Milan. Certo, tanti gli argomenti, Romagnoli, Donnarumma, Bonaventura, ma io vorrei sperare anche che si sia finalmente con un incontro vis-à-vis, faccia a faccia, a quattro occhi, anche di Ibrahimovic, che ripeto, nessuno mi dica più che ci sono dei giocatori più forti, più competitivi, più importanti, più freschi, meno vecchi, meno âgé, tutto chiaro, sono d'accordo con voi, spero di aver fatto finalmente passare il messaggio che non è un problema come per il Tottenham di prendere un allenatore, si arriveva a prendere per dare la scossa l'allenatore
e l'allenatore non può essere che José Mourinho. E la stessa cosa che con chi può dare la scossa, i giocatori, ho letto oggi di Pereiro, ho letto di questo centravanti argentino Gaich di 20 anni, van bene tutti, ma non sono questi che danno la scossa. La scossa la può dare solamente una figura, non dico lui, una figura come Zlatan Ibrahimovic. E dunque, oggi questo incontro potrebbe essere, intanto per Donnarumma è importante, se abbiano parlato di Donnarumma sarebbe importante, ma mi auguro che da questo incontro, oggi 20 novembre, possa nascere qualcosa che riguarda Ibrahimovic. Quindi oggi 20 novembre vi ho raccontato come Mourinho è arrivato al Tottenham, ma vi ho raccontato anche, citando Sport Media San Claudio Raimondi, che oggi potrebbe nascere qualcosa di importante per quello che riguarda Donnarumma, ma soprattutto per quello che riguarda Zlatan Ibrahimovic. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.